big part of understanding the culture of Florence is learning to appreciate the history and the different styles of art. At the Museum of Still Life, located here at the Medici Villa of Poggio a Caiano, you can see hundreds of paintings from the Baroque style. Still life paintings are most commonly part of the Baroque art period. Artists often used dark, bold colors and large brushstrokes. This gave the paintings texture and power. Cronologicamente, gli esempi più antichi sono proprio della fine del Cinquecento e si arriva ai primi decenni del Settecento. In particolare, il grosso di questa collezione viene appunto dalle varie residenze medicee del Seicento soprattutto e dalle collezioni, soprattutto il Gran Principe Ferdinando e di Cosimo III. Cosimo III era il Granduca che visse gli ultimi decenni del Seicento e i primi del Settecento. Il Gran Principe Ferdinando era suo figlio che doveva diventare Granduca ma morì prematuramente. E in modo diverso furono due grandi collezionisti di natura morta e hanno lasciato proprio l'impronta del loro gusto, delle loro committenze. This exhibit features work from Italian, Flemish and Dutch artists, both men and women, many of which were not well known until now. E i più importanti dipinti sono certamente e anche più conosciuti quelli di Bartolomeo Bimbi. Qui c'è una delle raccolte più nutrite di opere di questo pittore che era uno specialista di rappresentazioni di nature morte con la cura, l'attenzione della descrizione scientifica. Per cui molti botanici vengono a studiare queste opere perché non solo sono importanti dal punto di vista artistico, ma lo sono proprio dal punto di vista della documentazione. Giovanna Garzoni was among the most influential female artists. She was known for her still lifes of fruits, vegetables, and flowers. Before the Baroque period, paintings were usually symbols of religion and were not for decoration. But during this period, that began to change. Flowers are one of the most common subjects in still life paintings. They turned other normal parts of life, like hunting animals, making dinner, or animals in their natural habitats into decoration as well. This led to a bigger appreciation of natural life in Italian culture. This trend quickly spread in the 17th and 18th centuries. A famous painting called Due Donne in Cucina was by an anonymous Flemish painter. This painting has two women preparing dinner in the front, and Christ is shown in the back, which is not normal for this style of painting. These masterpieces have been preserved for many years in museums here in Florence, but now you can see them here for yourself.